ritorni un po' ripreso e quindi chi De Santis ci ha creduto subito, è stato quello che non ha mollato mai, anche nei momenti in cui dopo guerra, credo c'è stato quel momento in cui il generale era morto, malgrado che fossero stati già i bambini di guardia, certi precursori, certi film che preannunciavano la lista aperta, poi il grande successo internazionale ha riportato un po' verso il nostro cinema l'interesse, ma era dato per fatto per cui molti la politica e Pelli era uno di questi, insomma, giovanissimo, molto non pensava di poter amare il cinema, poter amare e addirittura farlo, poi riprendevano a farlo. Ecco, allora colpisce molto è che la formazione di registi per le funzioni pure, soprattutto per i registi che vengono dal teatro, dal giornalismo, dalla scrittura, dalla medicina, però allora colpisce in Pelli che ha l'impressione che se si mette a fare il giornalista lo fa come un vero giornalista, se parla di arte figurativa lo fa come se fosse un esperto di arte figurativa, quando parla di cultura e di politica ha l'impressione che avesse effettivamente una capacità bulimica nell'assimilare tutto ciò che era una spugna proprio ha fatto in tempo, come anche Bellocchio, hanno fatto in tempo a sentire l'eco ancora di questa frequentazione degli altri linguaggi e quindi la capacità di tutti di intervenire anche su vari piani. Poi cominciò con tanti, sono riuscito, no? Quella di presentare, con la Cina. Ma tu non credi che ci sia qualche cosa di assolutamente nuovo nel rapporto tra i giovani cineasti e quelli della nostra Sì. generazione? Cioè noi, rispetto agli Visconti, ai Rossellini, manifestavamo non solo la nostra ammirazione, ma il desiderio di imitarli, il desiderio di raggiungerli. Oltretutto, questi era gente che aveva anche stima di noi, perché dico, Rossellini ci ha fatto girare una delle sequenze più importanti e più belle del Beh, non tutta, però sì. no, però insomma che per il bambino è una cosa seria dico, e quindi c'era un rapporto diverso. Io adesso ho tanti giovani registi di oggi che mi manifestano così la loro stima e il loro interesse per i film che ho fatto, eccetera. Ma al di là del rapporto personale, cioè di una notizia personale, poi non si va avanti, cioè a un certo punto loro sono un po' prigionieri, Infatti, io dico addirittura, non riescono nemmeno a uscire di casa, perché a volte i movimenti nuovi, quando rinnovano, come una nuova vaga che improvvisamente fece invecchiare Clouseau, che pure erano registi di 50-60 anni, non ci uccidono nemmeno. Odia la qualità di alcuni registi, però sono tutti nella generazione, però in linea con quanto diceva il professore, una cosa che mi sento del pezzo, no? Voi lavoravate in un contesto in cui c'era la pressione delle istituzioni, della polizia, della magistratura, della stampa, quando uscivi dalla città, no? Caso in cui mi scrivo che addirittura finito il giorno per aver stroncato però la cosa che fa impressione è che c'era sono film di una altezza, di una audacia e di un
un senso della libertà che oggi non si ispira più in Cina. Cioè, quello che mi chiedo è se la natura di sia libertaria dei antropisti fosse così possibile, forse rendeva più facile in qualche modo affrontarsi anche con Cina, che forse anche c'era una possibilità di cosa. Oppure che per qualche ragione questa incapacità a essere liberi sia anche questa fatto culturale mentale. No, non c'era un movimento, in realtà ci vuole un movimento che con molti impari fa sì che uno più uno più uno non fa tre ma fa dieci e si esplode in tutto il mondo. Abbiamo adesso appunto la fraternità dei talenti, che ogni tanto come si vede tre, quattro, là, però non c'è il movimento, non c'è la coscienza di un rinnovamento del linguaggio, da far invecchiare appunto anche noi in maniera definitiva. Anche dal fatto che il mezzo televisivo che sta dimostrando sempre di più una sua autonomia nella progettazione delle cose da fare è estremamente molto meno incisivo dei film che loro fanno in produzione, perché se tu vedi dei nostri film che hanno di fatto con le storie dei nostri film, è francamente resti adesso non mi andrebbe di fare dei nomi, però è meglio fare. Il mio film di Casotto è un fatto di televisione. È diventata una cosa, una barzelletta. E questo sono molti film che fanno questo. Perciò, secondo me, non solo il discorso tra di noi, ma il discorso anche con quelli che hanno in mano le leve del potere è importantissimo, perché questi televisori ormai fanno quello che vogliono. E in maniera, secondo me, estremamente ogni 5-6 giorni c'è una fiction, però li fanno film già fatti nel passato. E perché devono fare questo? Perché devono? Facciano invece delle commissioni, delle serate con un film selezionato per servizi dai giovani che non li conoscono. Ma tanti cinema possono prendere il compasso. E lo verranno le cose. E la televisione la parliamo noi. È venuta in vita da noi. E a un certo punto bisogna fare quello che vogliono loro assolutamente. Tutti poi vedi che in definitiva vivono bravi, sanno fare il loro mestiere, però è come un circo tutto. Assolutamente. E invece il cinematografo, come lo chiamo io, è un'altra cosa, è proprio comunicazione. La televisione, a parte il fatto che c'è quel fatto di interromperla per il padre, che è una cosa catastrofica, e non capisco quale sarebbe il danno di far vedere delle pubblicità all'inizio, prima che cominci il film, e alla fine del film. No, ormai che si interrompe con gli attori del film
entrano nella che lo è una cosa pazzesca, pazzesca, è una cosa veramente, però noi mi pare che abbiamo protestato poco. Grazie.
non li hanno mai visti, non sanno cosa sono. E perché se li scoprissero come bagaglio culturale di un mente, non solamente di un paese, anche di mente, perché la televisione ormai è diventata mente di un'importanza enorme, non c'è, forse non l'avremo mai supposto. Però le cose più interessanti è lì. O dopo l'una di notte, o la mattina alle 9, alle 9 vedi un film, alle 9 magari vedi appunto hai capito? Ed è veramente disastroso. Dunque, credo che ci siano delle domande. Poi volevo capire che Lucio Spena, che noi siamo più... Ecco. Io volevo dire, ma i giorni non sono per niente di cosa. Perché in realtà l'occasione, la natura, diciamo, l'occasione di questa notare è la malattia di Omega, in cui c'è la parte con l'ambulanza, intanto si può fare una domanda. No, io sono rimasto curioso dal fatto dei giovani, che poi dice Perrotti, ma stava dicendo che i giovani sono prigionieri. Perché non prendi il microfono? Allora, ci sono più dal fatto da portare avanti un discorso che diceva che i giovani sono prigionieri. Di cosa? La televisione? I giovani sono prigionieri di cosa? Di cosa? Sono prigionieri di quello che è il prodotto che viene diffuso. Perché è difficile trovare dei... No, si trovano, perché oggi i giovani mica subiscono, ma l'importante è che il loro modo di non subire sia nella direzione giusta. Non so se mi sto spiegando bene. Perché è una pena andare in un posto come una scuola. Io sono stato anche in una scuola di cinema recentemente. Non avevano mai visto un film di Rossellini. Quindi non ne potevano parlare, non sapevano niente. Ma purtroppo, insomma, voglio dire, mica ci si può limitare a quel piccolo numero di allievi del centro sperimentale. Perché sono 30 persone, non di più. Il cinema è comunicazione prima di tutto, e poi diciamo il modo di poter fare vivere insieme la gente, il pubblico, il famoso pubblico. In che cosa ci interessa noi autori, il pubblico? Perché quando noi avvertiamo, sentiamo le reazioni del pubblico, è una cosa importantissima. Ora si sentono perché il prodotto è quello, non si può fare affidamento al tipo di reazione. Non si riesce a fare, e mentre invece bisogna cercare di fare affidamento a quello che pensano i giovani, però fare in modo che lo possano manifestare, che lo possano esternare, che possano fare delle prove, delle cose,
Insomma, il discorso è lungo e difficile, devo dire. Però bisogna affrontarlo senza paura di diventare noiosi. Bisogna affrontarlo. Dipende sempre a chi ha l'opportunità, anche a chi scrive le opzioni per il cinema, di essere graditi assolutamente al pubblico. Il fatto di essere così graditi forzatamente al pubblico per avere il 50-30% di manche sia un atto di umiliazione, si vuole invece inventare qualcosa. Ho detto prima, bisogna rischiare. Un autore rischia, perché bisogna rischiare. Poi va male, e va bene, va male, ma bisogna rischiare. Ma che con Santino Posto in campagna per tornare a perdere, lui ha rischiato, perché era un film, non ho detto prima, che io ho offerto, dato il atto con il punto del film della Credia a Osannati, la Credia a Osannati. Io ho offerto a tutti di fare la punta, perché io come compositore qualche volta, quando il film non va bene, mi vedo colpevole anch'io. Quindi stavolta, siccome la musica era veramente molto forte, come il musico contemporaneo, tutte cose traumatiche, sia quelle che con il gruppo, ma con il gruppo, sia quelle scritte da me, ho chiesto a prima di allora di rifare le voce. Prima era, poi io mi sono pensato, ho detto no, come un attimo una buona amicizia, ho fatto un buon prestativo con le altre ragazze di Leone. E quindi potevo anche aggiungere un paio di loro, perché io da pochi mesi non ce l'ho mai avuto. Comunque, continuare, mi sono attenzionato. Era un commissario sincero, però.